Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio angolino pensatoio per un nuovo episodio speciale della Narratrice di Sogni. Oggi mi piacerebbe proporvi un romanzo scritto da Maria Rita Sanna e pubblicato da Edizioni Convalle. Si intitola Mandorla Amara. Leggerò per voi la trama e un frammento tratto dalle prime pagine dell'opera. Due donne di età differente, dalla vita sociale opposta, si incontrano per caso. Si riconoscono nei loro tormenti e scatta il desiderio di solidarietà. Il passato di una diventa il punto di forza per l'altra, mentre il presente sarà la leva per dissotterrare vecchie colpe. La città di Cagliari sarà testimone di ricordi, drammatiche confessioni, colpi di scena che le due protagoniste vivranno insieme fino alla liberazione delle loro coscienze, così come la mandorla è liberata dal suo guscio. Uscii fuori sul ponte, stordita dalle poche ore di sonno. Avevo dormito scomoda su una poltroncina. I rumori del bar vicino mi svegliarono. Mi arrivava il profumo del caffè. Ne avevo un desiderio matto, ma sapevo bene che la mia vita non era fatta per desiderare o sognare. Perciò raccolsi la mia sacca e cercai l'uscita della sala. La nave non aveva ballato neanche tanto. Però fui assalita da una folata di vento che mi fece rabbrividire. Era quasi l'alba. La costa era una sagoma blu scuro ben delineata. Da quanto tempo mancavo? Quando ero in continente, sentivo la gente parlare con un altro accento. Tutto mi sembrava strano, ma mi sentivo sicura e in qualche modo protetta perché nessuno mi conosceva. Di conseguenza non avvertivo lo sguardo delle persone su di me. Sul traghetto non spiccicavo parola, piuttosto mugugnavo perché non avevo intenzione di farmi riconoscere. Ascoltavo però quella parlata particolare con tante doppie e aprivo bene le orecchie per riempirmi il cuore e il cervello. In quel momento gli occhi mi si riempirono di lacrime vedendo la costa avvicinarsi. Era normale dopo tutto quel tempo, ma mi assaliva anche una strana angoscia e mille dubbi sul mio ritorno. Avevo scelto di essere clochard, ma allora perché stavo ritornando nella mia città, Cagliari? Quando scappai avevo un grosso senso di colpa, come avere sulle spalle un giogo pesante da trainare. Arrivai nella capitale dopo un viaggio lunghissimo. Anche quello delle mie lacrime non era stato breve. Con qualche soldo residuo mi affrettai a comprare un sacco a pelo. Un po' per la novità della situazione, un po' per l'urgenza di trovarmi un riparo, dimenticai per quel giorno i miei problemi. La prima notte in strada fu travolgente, impossibile da accettare. Avevo paura di tutto e tutti. I rumori del traffico e dei passanti mi martellavano dentro, facendomi tremare come una foglia. Altri vagabondi mi guardavano incuriositi, ma con l'avanzare del buio, ognuno aveva i propri fantasmi da tenere a bada. Così nessuno fece domande. Mi addormentai solo alle prime luci del mattino. Anche i miei di fantasmi si erano divertiti a tenermi sveglia. Quel giorno iniziò la mia vita da sbandata. Ciò che ero stata con nome e cognome, la casa, la figlia, i volti noti, via tutto. Marisa non esisteva più e se qualcuno faceva troppe domande cambiavo posto. Usavo la tattica della scontrosa o addirittura irriverente e quando sentivo alle spalle imprecazioni nei miei confronti ero sicura che mi avrebbero lasciato in pace. E in pace stavo con le mie maledizioni. Ma dopo tutto quel tempo, quanti anni? La collezione degli insulti aveva tappato ogni poro della pelle. Quasi faceva a botte col sudiciume. E così presi la decisione di andare via da quella città. La nave stava per entrare in porto. Il rimorchiatore l'aveva già presa in carico. Cosa avrei fatto una volta sbarcata? Non lo sapevo e non ci volevo pensare. In genere facevo tutto d'impulso e in quel momento avevo forte il desiderio del caffè. Rientrai nella sala avvicinandomi al bar mentre contavo in mano le poche monete. Non sarebbero bastate, ma speravo di imbrogliare il barista con la mia aria da confusa. Anche i capelli erano tutto un programma. Gustai il caffè con calma. Al momento di pagare porsi tutte le monete nel vassoio e fingendo goffaggine ne feci cadere alcune ai piedi del cassiere.
Come previsto, iniziò a imprecare e mi diede il benestare col suo sgarbato «sta stronza». Bene, la giornata iniziava bene. Collezione azzerata, conteggio ripartito. Grazie per avermi ascoltata. Spero di essere riuscita a risvegliare la vostra curiosità nei confronti di questo romanzo pubblicato da Edizioni Convalle di Maria Rita Sanna, Mandorla Amara. Ci vediamo presto. Buone letture!